Un saluto da Dottor Palmas, oggi ti faccio vedere qua l'Istituto di Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, come realizziamo le arcate dentali che vanno nella bocca del paziente che ha perduto completamente i denti. Noi adottiamo un protocollo di telemedicina, ovvero andiamo con designer che stanno dall'altra parte del mondo a produrre dei manufatti digitali che servono a simulare nella bocca del paziente quelli che saranno poi i denti definitivi come questi, denti che sono tutti su impianti dentali. Per arrivare a questo stadio, ovvero di dentatura definitiva, bisogna prima passare per una fase di analisi di quella che è l'occlusione. Per fare questo utilizziamo dei denti che sono fatti in plastica, denti che possono anche essere tolti, che andiamo a stampare con delle stampanti in resina qua nel dipartimento robot, e se questi vanno bene all'interno della bocca del paziente, a questo punto andiamo a realizzare quelle che sono le strutture che dovranno reggere i denti. In questo caso una struttura in oro che verrà avvitata sopra gli impianti dentali, questa è l'impronta della bocca del paziente. Una volta avvitata sopra gli impianti dentali, questa reggerà poi quelli che sono i denti. Fai attenzione perché molte cliniche nell'Est Europa non adottano questo protocollo di protesi avvitata. La struttura interna può essere in oro oppure può essere titanio galvanizzato come quest'altra. Il protocollo non cambia. Abbiamo sempre una struttura interna che dà resistenza alla arcata dentale. E poi abbiamo tutti quelli che sono i denti esternamente simulati, per esempio qua con lo zirconio. Uno zirconio americano, ci saranno sempre i fori che permettono qua di avvitare la struttura poi agli impianti dentali nella bocca del paziente. Una cosa importante, quello che volevo dirti oggi con questo video, fai attenzione perché quando noi andiamo a avvitare questi denti nella bocca del paziente, la linea di transizione qua tra la protesi e le tue gengive è la zona che deve essere pulita ogni giorno. Se questa protesi è una protesi con un profilo concavo, questa invece è una protesi con un profilo convesso, qua il cibo non ristagna e può tranquillamente essere pulito con il filo interdentale, un filo interdentale apposito specifico per questi tipi di protesi. Ci sono invece altri tipi di protesi, altre cliniche che vengono che sono nell'Est Europa. Ti faccio vedere come invece loro producono questi lavori. Qua per esempio vedi, stiamo ricevendo file dall'altra parte del mondo. Una volta che noi riceviamo i file andiamo a progettare quello che i robot produrranno. Come ti dicevo, ci sono altre cliniche invece all'estero che producono arcate con profili diversi. Questo che vedi qua, anzi mi metto qua sotto la luce così ti posso far vedere meglio. Quello che vedi qua sono due protesi, una col profilo corretto, l'altra con il profilo scorretto. Quello che vedi qua, questo è un profilo concavo, questo è un profilo convesso. Qua il cibo ristagna. Se rimane cibo in queste zone, ti assicuro che dopo qualche anno inizi a avere infezioni sugli impianti dentali. Se invece hai un profilo convesso, come qua, noterai che qua è più difficile che si accumula il cibo. Infatti il protocollo corretto internazionale prevede che il profilo sia questo. Quindi fai attenzione a certe cliniche che incollano i denti, intanto li mettono non avvitati ma incollati, e soprattutto che sbagliano quelli che sono i profili. Rischieresti poi di tornare a casa con una protesi che raccoglie tanto di quel cibo che dopo 2-3 anni stai dovendo ritogliere, devi ritogliere tutto perché hai infezioni gravi sugli impianti. Un saluto qua dalla Moldavia, da Dottor Palmas, un dentista sardo all'estero.